Speciale Astrabilia 2023. Buon anno. Auguri. Buon 2023. Un saluto da Franca Mazzei ed Antonella Caramia. Speciale Astrabilia tutto al femminile per questo neonato 2023. Evviva, evviva. Siamo al terzo segno. Descriviamolo. Sì. Questo segno che nasce già vecchio, questo segno che sembra sempre più grande della sua età, questo segno che non ama vestire alla moda, non è curioso, non ha il senso del commercio, non è bugiardo, non è frizzante, non è frizzante e non ha il sense of humor, ovvero i gemelli. I gemelli. Vi siete riconosciuti? Ovviamente, sebbene vada detto che esistono due tipologie di gemelli nella stessa persona, per cui un giorno la o lo incontri, ti abbraccia, si sbraccia, ti racconta una barzelletta, le barzellette, le cazzate, e ti invita alle feste, ai ristoranti cinesi. Il giorno dopo lo incontri ed è meglio non l'avessi incontrato. Cupo, sociopatico, non ti rivolge manco la parola. Quello è il gemello nero. È il gemello cupo che alberga nell'animo del gemello allegro. Sono sempre un po' due adolescenti sempre. Però uno è l'adolescente allegro, l'altro è l'adolescente un problematico. Po' problematico. Capitano di questa squadra è Johnny Depp, di lui si è parlato tantissimo quest'anno per le sue disavventure giudiziarie. No, meno male che ha vinto, perché lui non poteva che vincere. Anche se non lo amo più come un tempo, si è un po' imbalzito, non è più quel bel ragazzino, vabbè. Un po' lo amo comunque. Allora, gemelline e gemellini della prima decade. Scherzavamo ironizzando, dicendo che voi nascete vecchi, siete pesanti. In realtà tendete ad essere il segno più leggero dello zodiaco. Quando siete di buzzo buono, quelli che sembrano sempre più giovani, quelli che una ne fanno e cento ne pensano. Quest'anno verrete bacchettati dal grillo parlante che è Saturno, il pianeta del principio di realtà, il pianeta del rigore, della serietà, della maturazione, dell'assumersi responsabilità anche faticose. Allora, fino a marzo vi va benissimo, anzi più che bene, in vari campi promette di essere davvero un bel periodo. Dopodiché comincia la quadratura di Saturno dalla casa decima solare, che vi dura praticamente vai e vieni fino alla fine dell'anno. Cosa vi può portare? O un sovraccarico di stress nel lavoro, o un taglio rispetto ad un lavoro che non vi piace, che vi ammorba, che vi soffoca, che non vi somiglia, oppure qualcosa che può avere a che fare con il dentista o con l'osteopata, perché Saturno governa le ossa e i denti, quindi potreste essere costretti ad andare. Non uso a caso questo verbo, perché io ci vado solo quando non ho più alternativa che non sia il suicidio, e allora vado, quindi vi comprendo moltissimo. Il voto complessivo è... Facciamo un 6,5? 6,5, okay. Bravo, stai diventando... Hai visto, mi sto... Parapsicologa, paracadutista... Paracaramia. Paracula pure. Esatto. Andiamo avanti per i gemelli della seconda decade. Gemelline, gemellini della seconda decade, fino a più o meno aprile... Un ottimo periodo, anche un po' di più, anche maggio, un ottimo periodo per le amicizie, quelle vere, per progetti importanti di varia natura, in cui potreste godere anche della mano, dell'aiuto o della raccomandazione, vergognatevi in questo caso, di persone amiche. Quindi gli amici, quelli veri, saranno il vostro più importante supporto. Da aprile, maggio in poi, un anno beatamente tranquillo, di quelli in cui non dovete sbattervi, non dovete affrontare grossi problemi, vi andrà tutto sommato bene.
quanto gli diamo? Almeno un 7. Brava! Oh, ma tu veramente che sei parapsicologa, eh? Gemellini della terza decade. Gemellini della terza decade. Allora, fra primi mesi dell'anno, ma soprattutto tra aprile e maggio, non trascurate una nuova idea, perché può essere quella più brillante, più vincente che vi poteva venire in mente in tutto l'anno. Poi però dovrete chiarirvi le priorità, perché tu lo sai, Antonella, come fanno i gemelli, no? Aprono tante porte. Giocano su troppi tavoli. Talvolta gli va bene, talvolta combinano casini, no? È un po' questo rischio insito nella quadratura di Nettuno dalla casa decima solare. Non sapere bene in quale direzione incanalare il massimo e il meglio delle proprie energie. Allora, io non vi dico di fare una sola cosa perché non vi riesce. Non è da voi. No, vi intristite. Ne dovete fare almeno tre, oltre a respirare, naturalmente. E però scegliete quella su cui puntare anima e corpo, lasciando ai margini le altre. Altrimenti rischiate di non ottenere tutto quello che volete e che magari meritate. Antonella, quanto gli diamo? Anche un 7,5. È troppo? Qua ti sei allargata. Ah sì, eh? Dipende, diciamo 6,5, dai. 6,5. 6,5, 7 meno un quarto. Puntuali. No, perché vedi che non lo fanno il 7 meno un quarto. Non esiste. Io quando insegnavo a scuola mi divertivo moltissimo. Cioè, non è che lo facessi con sadismo, era una questione di essere precisi a mettere questi quarti di voto. Quindi riassumiamo: per i gemelli, prima decade un 6,5, seconda decade un 7, 6,5 anche per i gemelli della terza. 7 meno un quarto, va bene così. Allora, siamo quasi arrivati al momento al quale io tengo maggiormente. Amici del Cancro, stiamo per parlare di noi. Stay tuned. State lì. Speciale Astrabilia 2023.